Ciao amici di Joydid, siamo Irene e Michele e oggi vogliamo raccontarvi del Bingo della Gratitudine, un gioco che potete fare durante le feste con i vostri amici o parenti, sia a Natale che a Capodanno. È molto semplice, io l'ho imparato a Londra, al Museo della Felicità, durante un training che ho fatto quest'ottobre. Ed è un gioco molto divertente perché è un'alternativa alla classica tombolata e vi permette di conoscere meglio le persone che vi stanno intorno e condividere le cose più belle che avete vissuto durante questo anno passato. La cosa semplice è che vi serviranno solo dei pennarelli, dei bigliettini e poi dei fogli, meglio se colorati. Distribuite un foglio ad ogni persona e chiedetegli con un pennarello di fare 6 quadratoni in questo modo, più o meno uguali, e poi in ogni quadratone di disegnare qualcosa di cui sono grati o di cui sono stati grati durante l'anno. Facciamolo anche noi. Dopo averlo disegnato, chiedete di scrivere una parola sotto ogni disegno, anche più di una parola, e poi di riportare la stessa parola su un bigliettino come questo. E dopo averlo fatto, di piegare il bigliettino e riporlo nel sacchetto. Potete già sbirciare le cartelle degli altri e poi il gioco è semplicissimo, il bingo. Quindi qualcuno estrarrà un biglietto, leggerà ad alta voce quello che c'è scritto, cibo, e chi avrà cibo sulla propria cartella racconterà perché ha messo cibo. Io ho cibo, faccio una stellina per ricordarmi che è stato estratto questa voce. E poi racconto perché è cibo. E io ho scritto cibo perché quest'anno ho mangiato tantissimi cibi diversi e ho provato cose che non avrei mai immaginato. E quindi sono grato per questo. Proviamo a estrarre un altro bigliettino. E qui abbiamo l'amicizia. Ce l'ho. E anch'io ce l'ho. Quindi più persone hanno l'amicizia. Tutte e due fanno la stellina. Ok. E raccontano perché sono grati dell'amicizia. Io sono grata perché ho creato delle nuove amicizie molto belle e ho riscoperto amicizie passate. Anche io ho scoperto persone che non immaginavo di poter incontrare e sono felicissimo perché gli voglio un gran bene. Chi vince il gioco? Il primo che completa tutte le caselle, mettendo tutte le stelline e raccontando tutte le storie. E che cosa può vincere? Vincere qualsiasi cosa, un regalo che avete stabilito all'inizio o un bellissimo abbraccio di gruppo. Peraltro questo gioco è una situazione perfetta per poter anche poi donare delle carte di Joydid, se le avete, per ringraziare qualcuno di questo momento di condivisione e per fissare nella memoria questo bel momento trascorso assieme. Andando quindi sul nostro sito che è joydid.com per raccontare la storia di come è avvenuto questo scambio della carta. Quindi adesso sapete tutto, come bisogna giocare, l'unica cosa che vi resta da fare è condividere il video con le persone che conoscete e a cui volete bene, giocare al bingo della gratitudine e fate foto, fate video, raccontateci la storia di quello che succede durante questo gioco condividendolo sulla nostra community di Facebook, community di Joydid, che trovate il link qua sotto. O qui sopra. Anche. Tra tutte le storie che ci verranno raccontate e condivise lì sopra, noi ne selezioneremo una a gennaio che vincerà un mazzo di carte di Joydid da poi diffondere nel mondo. Quindi, mi raccomando, condividete, giocate e raccontateci la vostra esperienza. E buone feste! Buone feste! Ciao! Ciao!